Buongiorno a tutti. Dal basso dei miei 14 anni, venendo in qua, ho fatto un conto di quanti anni ho fatto l'abbonamento mensile. Veramente, io ho fatto 14 anni nella mia vita di abbonamento mensile. Non recenti, ovviamente, devo essere sincero, no? Però l'ho fatto quando ero studente. Questo infatti, secondo me, è un dato molto positivo. La stragrande maggioranza degli studenti, ad esempio, hanno l'abbonamento AMT, quindi è una cosa importante. Comunque, volevo dire che ho utilizzato l'autobus. Io penso che, rispondo alla domanda direttamente, poi faccio due, in tre minuti faccio due affermazioni generali. Io sono ovviamente per l'affidamento in house. Ho gestito una partecipata che lavorava con gli affidamenti in house, però signori c'è un problema grosso con la legge Madia, cioè, non è un problema, secondo me, è un'opportunità con la legge Madia. Per fare l'affidamento in house bisogna fare alcune cose precise, ovvero sia bisogna fare il paragone con quello che è la concorrenza esterna e dimostrare che l'affidamento in house è efficiente ed efficace. Secondo me AMT e ATP sono in grado di fare questo tipo di discorso. Bisogna che però si lavori molto bene a ottimizzare i costi e ad aumentare la produttività. Le due aziende riescono a farlo, io sono assolutamente favorevole che si possa fare e sono confidente che con un buon management si riesca a fare di AMT e ATP assieme una grossa azienda. Noi, voi sapete che noi vogliamo proporre la possibilità di investigare AMT, ATP e anche Genova Parcheggi tutto assieme per fare un discorso di mobilità, per avere una sola azienda partecipata che si occupi di tutta la mobilità nell'ambito della città metropolitana. Questo perché la vogliamo rilanciare esattamente come è rilanciata in tutte le grandi città europee. Abbiamo un piano, lo vedremo nelle prossime domande, cercherò di ritagliare un minuto per ciascuno nelle prossime domande per far vedere quali sono veramente le azioni concrete. Vi cito solo la metropolitana, che secondo me è una cosa necessaria, su cui dovremo cominciare a lavorare dal primo giorno dopo le elezioni a sindaco. Però ci sono dei progetti concreti, ci sono dei progetti validi, l'azienda si può rilanciare, diventare l'azienda di trasporto, tutte e tre assieme, AMT, ATP e Genova Parcheggi, per il trasporto della città metropolitana. Sì, è una cosa importante, anzi importantissima, non c'è discussione secondo me. Mi fa piacere che qualcuno dei candidati sia favorevole alla fusione. La fusione riguarda secondo me un'operatività e un'efficientazione del sistema e soprattutto la forza, la massa critica per poter fare certi tipi di investimenti. Ovviamente noi non facciamo una teoria sociale, quindi il lavoro è per tutti. Nessuno dovrà subire e patire la fusione, anzi tutti quanti avranno aiuto e rinforzo dalla fusione, perché l'azienda diventa più grande e può fare cose più importanti. Veniamo alla seconda risposta che c'è qui. Quali sono gli investimenti necessari? Allora, distinguiamo. La spesa corrente per i prossimi anni io non vedo grossi problemi, recuperando sprechi ed efficienza, recuperando l'evasione dei biglietti attraverso ad esempio la biglietteria elettronica che sarà introdotta nel 2018, che sarà compatibile anche non soltanto con ATP e AMT, ma anche con le ferrovie, attraverso la lotta all'evasione e attraverso una cosa che è stata detta che mi sembra molto intelligente, è la rinegoziazione dei debiti e degli interessi. Oggi abbiamo circa 120 milioni che possono essere rinegoziati con l'estensione del debito, soprattutto adesso perché il costo del denaro è bassissimo. Quindi lì potremo trovare le risorse per la spesa corrente. Però c'è un altro problema. Se continuiamo a valutare solo la spesa corrente non faremo mai un'azienda grande e noi vogliamo avere un'azienda grande. Ricordatevi che a Milano l'azienda è fortissima, fa un sacco di profitto e se il profitto viene rigenerato attraverso gli investimenti. Noi dobbiamo arrivare a questo discorso, dobbiamo fare in modo che l'azienda si ritrovi gli investimenti per continuare a essere leader sul mercato. E questa è l'azienda di trasporti che vogliamo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la metropolitana. È ovvio che se facciamo la metropolitana diminuiamo i costi e semplifichiamo la vita ai cittadini. Dobbiamo fare in modo che la biglietterazione elettronica sia efficiente e sia il mezzo con cui lottiamo contro l'evasione. Dobbiamo razionalizzare le linee, dobbiamo fare in modo che le linee orizzontali, cioè quelle che sono in piano, siano ad alta produttività e le linee verticali siano efficientate in maniera tale da non avere eccessivi costi. Ci sono molti modi per fare queste cose in un'azienda moderna che sa come si fa, come si pianifica il futuro. Dobbiamo sistemare in attesa della metropolitana un servizio di navigazione dei parcheggi interscambio.
sarà più facile come tempi fare prima i parcheggi di interscambio che non la metropolitana, quindi nel frattempo, in attesa che vengano completati i lavori di metropolitana, bisogna favorire i servizi in aletta tra il parcheggio di interscambio e il centro, e questa sarà una cosa che implementeremo immediatamente. Dobbiamo sviluppare sinergie con aeroporto e stazione marittima al fine di permettere il trasporto di passeggeri quando arrivano massicciamente dai numeri. Sì, quello che facciamo adesso, e io dico di più, dobbiamo essere disponibili a fare anche di più di quello che stiamo facendo adesso in termini di chilometri, perché la città ha bisogno di servizi, per cui bisogna trovare il modo per farlo. Ritorniamo un attimo al discorso di come possiamo finanziare le cose nuove. Vi aggiungo due cose nuove che non avevo il tempo di dire prima. Abbiamo qui a Genova le funicolari e gli ascensori. Questa è una cosa importantissima, soprattutto dal punto di vista turistico. Se ne parla già sui giornali in lingua inglese, delle bellezze del nostro sistema. Ecco, noi possiamo fare in modo che queste cose, ovviamente efficienti, ci diano anche un ritorno sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista turistico. Quindi questa secondo me è una cosa che va valorizzata. E l'altra cosa è la manutenzione. Signori, io sono sincero, qualche anno fa, 10, 15, non lo so, però dite voi, della manutenzione dell'AMB si andava orgogliosi a Genova, era l'officina meccanica in assoluto migliore di tutte. Ecco, dobbiamo ritornare ad avere un'officina meccanica dentro l'azienda che sia in grado di essere il punto di riferimento, ma non soltanto dell'AMB, pensate all'AMIO, pensate all'Aster, pensate a quanti veicoli il comune ha in giro e quanti soldi spende per manutenzione affidata a terzi. Se noi avessimo un'officina unica che fa la manutenzione a tutti i veicoli, noi avremmo un potenziale di risparmio e di efficientamento. Quindi queste sono tutte cose che noi dobbiamo portare avanti per arrivare a essere un'azienda di mobilità che è la prima sul mercato. Allora non avremo più né paura per gare, perché l'affidamento diretto attraverso in-house non avrà più nessun concorrente. Quindi le gare non dovremo più farle. Ecco, questo secondo me è dove dobbiamo arrivare. Se ci mettiamo tutti quanti a lavorare assieme, management, parte sindacale, impiegati, tutti quanti ci teniamo sulle maniche, possiamo arrivare a questo risultato. Milano ci è arrivata, io non vedo nessun motivo per cui non possiamo farlo noi. E uso il prossimo minuto per parlarvi invece di un discorso sui finanziamenti. Signori, per favore, grazie. Si parla di finanziamenti, ovviamente, sempre ricorrendo al pubblico. Invece secondo me bisogna pensare di andare a trovare i soldi dove sono, ovvero sia di avere i finanziamenti da parte dei private equity e delle aziende internazionali e delle aziende nazionali. Queste sono disponibili per fare finanziamenti ad esempio per il materiale chiamo rotabile, se il caso metropolitano lo chiamiamo ad esempio su gomma. Ecco. Questi materiali anziché essere acquistati possono essere finanziati da aziende esterne. Questo è un sistema che consente cambio tra spesa tra capitale e spesa corrente, quindi per un'amministrazione, forse è un po' complicato il discorso, però io sono sicuro che quello capite benissimo, per l'amministrazione è un grande vantaggio finanziario e quindi ci consente di avere molto più materiale immediatamente senza doverlo pagare subito. Queste operazioni che fanno tutte le aziende di mobilità, dobbiamo essere in grado di farle anche noi. Si fa riducendo gli sprechi e aumentando l'efficienza dei sistemi, cioè sui processi. Gli sprechi e i processi sono i due punti in cui bisogna lavorare. Chi mi conosce e ha vissuto questa esperienza negli ultimi 18 mesi di Liguria Digitale sa che cosa vuol dire. Questa è una metodologia che non l'ho inventata io, se volete sapere l'hanno inventata i giapponesi con la Toyota, ed è una metodologia intelligentissima con cui si riesce veramente a aumentare la produttività e tutti quanti ne beneficiano. Quindi questo è il sistema con cui si bisogna lavorare in futuro. Voglio dire un'ultima cosa che mi appello alla domanda precedente. Quando io parlo di trovare investimenti esterni, non parlo di privatizzazione ovviamente, la proprietà 100% pubblica. L'investimento esterno è una questione di partnership, cioè si trova un investitore esterno che abbia voglia di fare business, cioè di fare la affari assieme a noi altri. Magari. E quindi o solo per i mezzi, o solo per il rotabile, o solo per qualunque altra cosa che possa aiutarci per gestire il problema e efficientare il sistema. Quindi i fondi ci sono nel mondo, dobbiamo solo andare a cercare e avere la credibilità come azienda di porci come un'azienda forte che riesca a ottenere questi fondi. Se facciamo così abbiamo la possibilità di fare tutti gli investimenti che abbiamo detto prima e riusciamo ad arrivare a essere veramente un'azienda grande.